Allora, noi non andiamo a votare il 6 e il 7 giugno, andiamo tutto al mare. Certo è che naturalmente Andria ha aderito a un determinato tipo di progetto. Quel progetto deve essere rispettato perché fra l'altro è il progetto che è stato consacrato nella legge istitutiva, che prevede nel suo cuore il principio del policentrismo. Se così non fosse, Andria naturalmente sarebbe costretta ad assumere determinazioni diverse. Non andiamo a votare nel 6 e 7 giugno, non andiamo a votare per la provincia, fuori da Barletta! Bravo, bravo! Tutti al mare, tutti al mare, che quando fa tu? Comade! No, io voglio che ne stai loro, non che le gli altri ce ne andano loro! Io siamo tutti a strano, Omar, che è al 6 e 7 giugno! Non facciamo a buttare, non andiamo a buttare! Noi siamo Omar, noi siamo a pigliare la bagna! È arrivato il momento di fare qualcosa di definitivo nel provvisorio, ma ti ho risposto in un modo elegantissimo. Noi diamo tutto gratuitamente perché poi l'ITA è un istituto che andrà alla sesta provincia, quindi non facciamo nulla di anomalo o di anormale. Insomma, io credo, se mi permettete un esempio, è come il Petruzzelli a Bari sta diventando, una sceneggiata che non merita. È un'ottima scelta quella che è stata fatta dalla conferenza dei sindaci, perché in un momento dove c'è necessità di risparmiare soldi, trovare una sede che ci viene istituzionale della provincia, che ci viene messa a disposizione senza consumare soldi che i cittadini si sono stancati a pagare le tasse, scusatemi se è poco. È un risultato che consegniamo alla storia, ma soprattutto consegniamo ad una provincia che, ecco, penso possa offrire grandi opportunità di crescita e di sviluppo a tutti quanti e soprattutto, ecco, alle comunità che hanno voluto aderire ad essa per poter, ecco, dare ulteriore slancio alle prospettive future.